Gloria, gloria a Dio, pace del Signore a tutti. Vogliamo continuare in questa serie di preziose riflessioni bibliche riguardo alla vita di Giuseppe, che per noi, cari fratelli e sorelle in Cristo, è un incoraggiamento, è un esempio che il Dio ci ha donato nella sua santa parola. Amen. Tutto ciò che è scritto è stato scritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo e per il nostro ammaestramento, il nostro insegnamento, per la nostra crescita spirituale, affinché guardando verso questi esempi di fede, alleluia, che questi uomini di Dio ci hanno lasciato tramite lo Spirito di Dio che dimorava in loro, noi possiamo crescere, imparare e raggiungere quella maturità spirituale, la statura dell'uomo perfetto che è Cristo Gesù, perché la vita cristiana deve essere un continuo crescere. A me nessun cristiano, nessun credente può rimanere allo stesso modo in cui è arrivato ai piedi del Signore. Io non so da quanto tempo tu che mi ascolti sei convertito, ma tu rispetto al primo giorno che hai creduto devi essere diverso, devi essere cresciuto, devi essere, alleluia, un uomo maturo, una persona matura. Tu non puoi essere lo stesso, la stessa di 5 anni fa, quando hai creduto, di 10 anni fa, ma in te si deve sviluppare quella crescita spirituale. Amen. In te si deve vedere un cambiamento, una trasformazione, una santificazione, come la Bibbia ci insegna. Amen. Crescete nella grazia e nella conoscenza di Gesù Cristo, quanto più, cari fratelli e sorelle, in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, dove c'è tanta confusione nel mondo, ma anche in certi ambienti che dicono di essere cristiani, in tante chiese, comunità, assemblee, congregazioni, c'è tanta confusione. Allora noi dobbiamo vegliare, noi dobbiamo stare attaccati a Cristo, dobbiamo stare attaccati alla parola del Signore e crescere in un modo sano, mediante lo Spirito di Dio, vivendo in comunione con Lui, consacrandoci a Lui, vivendo una vita di preghiera, una vita, alleluia, sotto l'unzione dello Spirito Santo, come questi uomini, come Giuseppe. Questo prezioso esempio, alleluia, che il Signore ci ha lasciato, un esempio di fede alla gloria di Dio. Amen. Vogliamo leggere ancora dal libro della Genesi? Amen. Tutti noi sappiamo che la parola Genesi vuol dire principio o inizio. Amen. Ecco perché la Genesi è il primo libro della Bibbia, è l'inizio, il principio. E anche noi, come dicevamo, nella vita cristiana abbiamo avuto un inizio, un principio, però dobbiamo andare avanti. Amen. Dobbiamo perseverare. Oh, alleluia, Signore, aiutaci a perseverare, perché chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Ci deve essere un principio, ma poi ci deve essere anche una perseveranza, una continuazione, uno sviluppo, una crescita. Ecco perché il Padre Celeste ci ha lasciato la sua parola, affinché questi esempi biblici noi possiamo fortificarci. Alleluia. Incoraggiarci, quanti dicono amen, possiamo prendere, gloria a Dio, vigore, un esempio, un insegnamento utile, prezioso per la nostra vita spirituale, la nostra vita cristiana. Vogliamo leggere Genesi, amen, capitolo 37. Abbiamo letto già nell'introduzione questi versi, ma vogliamo rileggere la gloria di Dio. Alleluia. Genesi
Genesi capitolo 37, leggiamo dal verso 1 la parola del Signore. Amen. Gloria a Dio. Ora Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Amen. Noi sappiamo che il paese di Canaan era la terra promessa. Amen. La terra di Canaan, qualche secolo più avanti, sarebbe stata la terra dove, alleluia, Dio aveva preparato delle grandi benedizioni per il popolo, una terra nella quale scorreva latte e miele. E Giuseppe dimorò in quella terra, dove suo padre, cioè Isacco, aveva pure vissuto. Questo vuol dire che, amen, Giacobbe seguiva l'esempio, alleluia, che suo padre gli aveva dato. Fratelli, quanto è importante che noi siamo di buon esempio per i nostri parenti, per i nostri familiari, per i nostri figli, per i nostri conoscenti. La tua vita è di buon esempio. A casa tua stai dando un buon esempio ai tuoi parenti, alla tua famiglia, ai tuoi figli. I tuoi figli ti vedono lì leggere la Bibbia, ti vedono pregare, oppure ti vedono seduto davanti alla televisione. Ti vedono seduto davanti, non lo so, a internet, a guardare dei programmi o dei video inutili, peccaminosi. Stai dando un buon esempio ai tuoi figli. Il miglior esempio che tu e io possiamo dare è che quando noi ci sediamo a leggere, a meditare la parola di Dio, questo è un esempio. Io, fratelli, ho un grande ricordo di mio padre. Mio padre, mio papà si chiamava Davide e al di là dei suoi difetti era un uomo che temeva Dio. E io mi ricordo che spesse volte quando lui tornava dal lavoro stanco, lui lavorava in un ristorante, lavorava anche fino a tardi, fino a l'una di notte, alleluia, io spesse volte quando lui tornava a casa a quell'ora, a mezzanotte, a l'una, quando tutti dormivano, io lo vedevo che lui era lì seduto nella sua scrivania a leggere la Bibbia. A l'una di notte era lì con la luce accesa, con la lampada accesa, ed era lì che leggeva. Io ancora non capivo. Ero un ragazzino di 15 anni, di 14, 16 anni, ero ancora nel buio, nel mondo. Non capivo, però mi ricordo, gloria a Dio, come vedevo mio papà che leggeva la parola di Dio. E quello per me adesso è un grande esempio, un grande ricordo. Amen. Perciò noi dobbiamo dare un buon esempio ai nostri figli, a coloro che ci circondano, ai nostri parenti, ai nostri familiari. Come ti vedono i tuoi figli? Ti vedono davanti alla TV a guardare film inutili, a guardare le partite di calcio, a guardare i film che disonorano Dio, oppure stai dando un esempio spirituale? Amen. Giacobbe seguì l'esempio di suo padre Isacco. E Isacco seguì l'esempio di suo padre che era Abramo. Alleluia, noi dobbiamo seguire l'esempio degli uomini di fede. Alleluia, degli uomini di Dio. Giuseppe, amen, nacque sotto la benedizione. Perché Giacobbe, alleluia, al di là dei suoi difetti, era un uomo di Dio. Amen. E noi dobbiamo essere uomini di Dio. Anche se purtroppo abbiamo ancora dei difetti nel nostro carattere umano, siamo ancora avvolti da un corpo di carne che si stanca, si abbatte. A volte, fratelli, siamo presi da tanti problemi, ma quello che conta è che noi siamo uomini di Dio, che temiamo Dio, che amiamo Dio, che cerchiamo Dio. Alleluia, che manteniamo accesa la nostra lampada. Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato. Vedete, Isacco aveva vissuto, aveva soggiornato nel paese di Canaan. E poi Giacobbe seguì l'esempio. In quel luogo piantò le tende.
E fu proprio lì, in quei territori, che probabilmente nacque Giuseppe. Alleluia! Come abbiamo detto nell'introduzione, il nome Giuseppe, gloria a Dio, significa possa egli aggiungere. Possa egli aggiungere. E ci parla di un dono, di una benedizione aggiunta, perché fratelli e sorelle, umanamente era impossibile che Giacobbe, a quell'età, che era già anziano, era già vecchio, era impossibile per lui avere un figlio. La moglie di, alleluia, di Giacobbe era sterile, Rachele non poteva avere figli umanamente, ma lui, sotto la grazia di Dio, l'intervento di Dio, ebbe quel figlio benedetto che si chiamò Giuseppe. Dio gli aggiunse questo dono, gli diede questo dono, perché Giacobbe dimorava, alleluia, nella presenza del Signore. Amen. Tu e io dobbiamo dimorare nella presenza del Signore. Qui Giacobbe dimorava nel paese di Canaan, che rappresenta il luogo della benedizione, il luogo della promessa, che rappresenta la presenza di Dio, la terra della benedizione, della libertà. Amen. Dove scorre latte e miele, noi dobbiamo vivere, alleluia, nella presenza, nella benedizione di Dio. E allora noi vedremo i frutti. Giacobbe vide il frutto, vide la nascita di Giuseppe in un modo miracoloso, in un modo straordinario, in un modo che era fuori, alleluia, dagli schemi umani, dalla natura umana, dal concetto umano, dalla possibilità umana. Perché il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Alleluia! È il Dio che fa meraviglie, che fa miracoli, che fa crescere i frutti nel deserto, che fa scorrere fiumi di acqua viva nella terra arida, che fa partorire, alleluia, la sterile. Questo è il nostro Dio. Amen. Perciò vivi nella promessa, vivi nella benedizione. Vivi, alleluia, nella grazia di Dio. E anche tu, caro fratello, cara sorella che mi ascolti, vedrai il frutto, vedrai, alleluia, la nascita del frutto che Dio vuole aggiungere alla tua vita. Giuseppe rappresenta proprio questo. Giuseppe significa possa egli aggiungere. Cosa hai bisogno che Dio aggiunga alla tua vita? Di che cosa hai bisogno che Dio faccia crescere nella tua vita? Dio lo farà se tu vivi nella sua presenza. E Giuseppe nacque, amen, e Giuseppe fu la discendenza di Giacobbe. Genesi 37 verso 2 dice: questa è la discendenza di Giacobbe. Vedete, questo è molto importante perché dice: questa è la discendenza di Giacobbe. E parla subito di Giuseppe, che all'età di 17 anni pascolava il gregge, cioè lavorava nel campo del suo padre. Lavorava, alleluia, nell'opera di suo padre. Giuseppe, giovane, alleluia, un ragazzino, un adolescente, possiamo dire, lavorava nel campo del suo padre. E Giuseppe fu considerato, come abbiamo letto qui, Genesi 37, verso 2, la discendenza di Giacobbe. Vi voglio dire, Giacobbe aveva anche altri figli. Ma quando si parla di discendenza di Giacobbe, non vengono nominati gli altri figli, viene nominato Giuseppe, perché Giuseppe in verità era la discendenza spirituale, era il portatore, alleluia, della benedizione.
Giuseppe, fin dalla sua tenera età, gloria a Dio, aveva il timore di Dio. Aveva un cuore in comunione con Dio. Giuseppe, alleluia, fin dalla sua tenera età, dimostrò di essere una persona spirituale. Quando gli altri suoi fratelli avevano un comportamento malvagio, un comportamento carnale, avevano una cattiva fama, Giuseppe invece dimostrava di essere un uomo spirituale. Tu cosa stai dimostrando? Cosa vedono gli altri in te? Stai dando buoni frutti? Stai dimostrando una condotta cristiana in mezzo alla tua casa, in mezzo alla tua famiglia, in mezzo al tuo vicinato, in mezzo al luogo di lavoro, in mezzo, alleluia, ai compagni di lavoro, ai compagni di scuola? Stai dimostrando di essere una persona che teme Dio? Giuseppe, all'età di 17 anni, dimostrava davanti gli altri, dimostrava davanti ai suoi fratelli e a coloro che lo circondavano che lui apparteneva a Dio. Era un giovane diverso, era un giovane spirituale, non era come tutti gli altri, non era come i suoi fratelli che erano carnali, erano perversi, erano malvagi. Gli altri fratelli di Giuseppe si erano fatti contaminare dal mondo, ma Giuseppe no. Giuseppe temeva Dio, amava Dio e fu considerato la discendenza di Giacobbe, la vera discendenza. Alleluia! Sei tu la discendenza del Signore? Stai tu vivendo come un figlio di Dio in mezzo a una società perversa e corrotta? Gli altri vedono in te la luce di Cristo, la natura di Cristo? Fratelli, essere discendenza, Giuseppe era discendenza di Giacobbe, cioè era la discendenza di Israele, e Israele vuol dire principe di Dio, e Giuseppe era la vera discendenza di Israele, anche se lui aveva altri fratelli, ma lui era considerata la vera discendenza. Stai tu dimostrando di essere la discendenza di Gesù Cristo? Stai tu dimostrando di essere un figlio di Dio, un figlio di luce? La Bibbia dice: camminate dunque come figli di luce, tenendo alta la parola della vita in mezzo a un mondo corrotto. Noi dobbiamo, alleluia, essere dei luminari nel mondo, delle luci, delle lampade accese. Giuseppe era la discendenza di Giacobbe. Dice che Giuseppe, all'età di 17 anni, Genesi 37 verso 2, all'età di 17 anni pascolava il gregge di suo padre. Vedete, fin dalla giovane età Giuseppe si era messo al servizio di suo padre. Fin dalla tenera età la vita di Giuseppe era divenuta utile, era divenuta uno strumento nei campi del suo padre. Lui lavorava per proteggere il gregge. Alleluia, lui lavorava per, alleluia, custodire il gregge di suo padre. Amen. E dice che il giovinetto stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa. Vedete, qui parla degli altri fratelli di Giuseppe, ma non dice figli di Giacobbe, dice figli di Bila, figli di Zilpa, non dice gli altri figli di Giacobbe, ma dice i figli di Bila e di Zilpa, perché quei figli erano nati secondo la carne,
erano nati secondo il pensiero carnale, secondo il pensiero umano. Invece Giuseppe era nato secondo il pensiero di Dio. Giuseppe era nato, alleluia, per mezzo di un intervento particolare di Dio. Giuseppe era nato secondo la promessa di Dio. Amen. E Giuseppe riferiva al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. Vedete, fratelli, un vero uomo di Dio, un vero servo di Dio, una persona che teme il Signore, non può stare zitto davanti alla malvagità, davanti alla cattiveria, davanti all'ingiustizia, ma noi siamo chiamati a essere strumenti, amen, per combattere l'iniquità. Alleluia, cominciando dalle nostre case. Noi non possiamo accettare qualunque cosa nelle nostre case. Noi non possiamo accettare l'iniquità nelle nostre case. Noi non possiamo fare un compromesso con le tenebre nelle nostre case. Giuseppe, alleluia, era pronto, era disposto a smascherare la cattiva condotta dei suoi fratelli carnali, e lui lo faceva non perché lui era un pettegolo, come si dice, non perché lui era un mormoratore o era uno che criticava, ma lui lo faceva per il bene della sua famiglia, per la gloria di Dio. Amen. Per custodire la sua casa. Amen. E dice lì al verso 3 che Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché quando tu sei una persona che ama Dio, ami la volontà di Dio, ami la giustizia, ami la verità, ami la santità, l'amore di Dio si manifesterà su di te. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Come abbiamo detto nell'introduzione, la veste lunga di Giuseppe rappresenta il rivestimento dell'amore di Dio, rappresenta il rivestimento spirituale della grazia, il rivestimento dell'unzione, della presenza dello Spirito Santo. Amen. E la parola di Dio, la Bibbia, la Sacra Scrittura ci dice ancora oggi: rivestitevi dell'uomo nuovo che è in Cristo Gesù, rivestitevi dell'intera armatura, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Fratelli e sorelle, il Padre Celeste ha preparato anche a noi una veste lunga. Amen. Quella veste lunga rappresenta un rivestimento che deve coprire il nostro corpo, perché il nostro corpo è il tempio di Dio ed è un rivestimento, una copertura spirituale, perché se il tuo corpo rimane scoperto, puoi essere colpito dalle frecce del diavolo, dalle frecce del peccato, dalle frecce della concupiscenza. Se il tuo corpo non è rivestito da quella tunica, da quell'armatura, da quella presenza gloriosa di Dio, il tuo corpo resterà allo scoperto, senza una copertura, senza una protezione. E se non c'è su di te quella copertura dell'unzione dello Spirito Santo, il tuo corpo sarà colpito dalle frecce del diavolo, del peccato, del mondo, e il tuo corpo ti trascinerà lontano da Dio, perché i desideri della carne sono contrari ai desideri dello Spirito, e i due lottano fra di loro affinché noi non facciamo quello che vogliamo. Ma se noi siamo condotti dallo Spirito,
noi siamo stati affrancati dalla schiavitù, siamo stati liberati, poiché tutti quelli che camminano secondo lo Spirito di Dio, amen, sono figli di Dio. Giuseppe era il figlio di Giacobbe per eccellenza, era il figlio della promessa, era la discendenza spirituale, era il figlio che lui amava. E Giuseppe, alleluia, rappresenta l'uomo spirituale, la nuova creatura. Giuseppe rappresenta l'uomo raggiunto dalla grazia, un uomo equipaggiato e preparato dal Padre per fare la sua volontà. Giuseppe rappresenta un uomo spirituale reso capace da parte di Dio, reso capace di sopportare ogni prova e di rimanere fedele a Dio, perché, come vedremo poi più avanti, Giuseppe sopportò ogni tipo di prova, il tradimento dei fratelli, sopportò le tentazioni quando fu tentato dalla moglie di Potifar, che lo voleva trascinare verso il peccato, verso l'adulterio. Ma Giuseppe resistette, vinse, non si lasciò contaminare. Giuseppe sopportò la prova di essere frainteso, di essere incolpato ingiustamente, di essere incarcerato ingiustamente. Lui sopportò la prova della prigione. Fratelli e sorelle care nel Signore, Giuseppe rimase più di 2 anni in un carcere sotterraneo, eppure Giuseppe era il portatore della presenza dello Spirito Santo. Era un uomo, un giovane, una persona che aveva ricevuto dei sogni, delle visioni straordinarie da parte di Dio che riguardavano il suo futuro, che riguardavano un proposito di Dio nella sua vita, eppure lui fu costretto a rimanere più di 2 anni in un carcere sotterraneo, in un luogo buio. Rimase 2 anni imprigionato, ma Giuseppe poté superare, sopportare e vincere quelle prove, perché Giuseppe fu equipaggiato da Dio. Giuseppe era rivestito di una tunica, e Giuseppe rappresenta un uomo spirituale reso capace di sopportare ogni prova e ogni difficoltà nel nome del Signore. Amen. Quella veste lunga fino ai piedi rappresenta un rivestimento, alleluia, della presenza di Dio, della potenza di Dio, un rivestimento di santità. Amen. Quando Gesù, cari nel Signore, apparve a Giovanni nell'isola di Patmos, Gesù glorificato, Gesù Cristo risorto, Gesù Cristo, alleluia, pieno di maestà, aveva una veste lunga fino ai piedi. Una veste lunga rappresenta la gloria della risurrezione, la nuova vita. Alleluia, rappresenta, gloria a Dio, una vita incorruttibile, una vita santa, una vita vittoriosa. Gesù apparve a Giovanni vestito di una veste lunga fino ai piedi, amen, un intero rivestimento. E Giuseppe era rivestito di una veste lunga, rappresenta, fratelli, un rivestimento di santità. La veste lunga è anche simbolo dell'unzione di Dio che riveste e riempie e sostiene la nostra vita. Amen. Giuseppe era un uomo che viveva in comunione con lo Spirito di Dio. Amen, fratelli, e che anche noi possiamo essere questo tipo di uomini, questo tipo di persone, questo tipo di credenti. Possiamo essere delle luci accese dovunque ci troviamo, anche nelle prove, nelle difficoltà, nelle avversità, come Giuseppe, che era una luce, che
che risplendeva con la presenza di Dio anche in un carcere. Lui portò la testimonianza del suo Dio. Amen. Che Dio dia anche a noi la stessa grazia, la stessa virtù, la stessa capacità mediante il suo santo e glorioso Spirito. Il Signore vi continui a benedire, a riempire, a illuminare. Rimaniamo saldi nella fede, nella grazia. Rivestiamoci ogni giorno dell'uomo nuovo che è in Cristo Gesù. Rivestiamoci ogni giorno della presenza del Signore. A Dio sia tutta la gloria, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno.